Una nazionale italiana nuova, fresca, con tanti esordi, tanti giovani. Oggi hanno anche dimostrato che anche sotto porta qualcuno ci sa fare. La prima cosa, la più importante, è sempre restare umili e ricordarsi sempre che comunque la strada per arrivare a giocare eventi importanti con tanta pressione addosso è molto molto lunga. Un ottimo test, quale miglior test forse? Se non un torneo in Italia, in una città italiana, poi questa, il torneo dedicato al nostro Chaz. E sono veramente tante tante cose molto belle e molto positive. Poi avremo anche un torneo che faremo in Norvegia, poi forse riusciremo ancora a fare un raduno, dipende un po', e poi si va direttamente ai mondiali. Bisogna capire anche cosa deciderà il coach come squadra, perché ovviamente sicuramente qualcuno di questi giovani dovrà tirarsi sulle maniche, perché dovrà assolutamente guadagnarsi il posto per venire a giocare con la nazionale poi quando conta davvero davvero tanto. Norvegia, che è qualche giovane anche loro, la Slovacchia che viene dal gruppo B, però i nostri giovani comunque hanno avuto l'occasione di fare buone cose con l'aiuto forse appunto dei veterani, di quelli un po' più esperti. Sono state finora delle buone partite, tante cose ancora da migliorare, ma quello è normale, però direi in totale una buona prestazione. Con le assenze di appunto che hanno smesso le Berdi, Winkler, Corvino, poi mancano altri elementi. Sicuramente la Corea ha meno nuovi giocatori che di noi e sono più avanti, anche perché fanno molta più attività sia a secco che sul ghiaccio, perché hanno più possibilità di noi. Comunque la partita è sempre inizia con 0-0 e si vedrà come va. Interessante quest'anno con la nuova formula che hanno messo. Noi dobbiamo lavorare ancora tanto, vediamo se qualche giovane fa dei passi ancora avanti da poter forse inserire anche già al prossimo mondiale. E andiamo lì fiduciosi, giocandoci il tutto. Può andare bene, arrivare magari al podio, può anche andare male, come sempre, rischiare la retrocessione, perché con le assenze comunque importanti di quest'anno e i nuovi che non sono forse ancora a quel livello, può capitare anche quello, ma bruciamo le dita.